Buongiorno ragazzi, buona domenica da Lecce. Allora ragazzi, ricordatevi, no? A ogni video, no? Come li chiamiamo quelli che stanno sempre a sputare sentenze, odio, fango, no? Sanno fare solo quello, li chiamiamo odiatori, no? Senza andare troppo oltre, odiatori, semplicemente odiatori. Ora vi faccio capire dove arriva il loro marcio, no? Perché è davvero gente marcia, è gente che deve farsi le analisi, perché hanno il sangue marcio, marcio, marcio. Allora, cominciamo da un idiota, glielo ho prescritto, perché poi, vedete, io cerco di mantenermi sempre di essere lucido, no? Di non cadere poi nelle trappole di certi idioti, ma davvero idioti, forti. Guardate, dove arriva? Quando uno è abituato ad odiare, no? Non capisce neanche la differenza. Quando ascolta qualcuno parlare, la differenza che c'è fra il fare i complimenti a una persona e parlarne male, no? Ieri, a fine video, quando ho fatto il video, ci ho tenuto a parlare, no, della partita Roma-Milan che si è giocata in Australia, senza parlare del risultato finale, perché avrei potuto dire tante cose. Avrei potuto dire il Milan ha preso 5 pappine dalla Roma, e Leao, che tutti, Leao il campione si è rifiutato di andare in Australia, perché è Leao che decide, no? Cioè, se Leao dice no, io in Australia non ci vado, Leao in Australia non ci va. Però io queste cose ho evitato di dirle, perché mi sembrava giusto fare un omaggio al grande Agostino Di Bartolomei, no? E l'ho detto, fa parte di un altro calcio. Ci sono giocatori come Di Bartolomei che rimarranno dei miti, a prescindere dai colori della maglia che hanno indossato. Mi spiego. Di Bartolomei rimarrà un mito per tutti, anche per l'interista. Ok? Commento, leggo un commento, non mi ricordo se ieri sera o stamattina, quando parli di... Anzi, aspettate, ci ho tenuto a dire pure, fa parte di quei giocatori. Ho detto, no, i giocatori di una volta mi ricordo, no, che avevano quelle cosce proprio da giocatori fatte sul campo, non costruite come i giocatori di oggi, che sono costruiti nei laboratori, i giocatori di oggi, che entrano pettinati ed escono pettinati, quelli di oggi. E ci ho tenuto a dire tante cose belle, no, su Di Bartolomeo, ma perché ci credo a queste cose. Ehi, mi vado a leggere il commento stamattina di questo Danilo, che è davvero un idiota. Sciacquati la bocca quando parli di Di Bartolomei. Cioè, ormai, no? Non capiscono più, hanno tanto di quel marcio dentro, proprio il sangue è marcio, che non capiscono più cosa dicono. Cioè, se uno parla bene dell'Inter, basta, appunto, tutto quello che dice è un insulto. Loro lo prendono come un insulto, no? Perché sono così abituati ad essere insultati ormai, sono così abituati ad ascoltare i video, no? Degli odiatori, no? Di quella gente come Vessicchio, proprio figli di Vessicchio, proprio, sono figli, ma non nel senso lato della parola, proprio sono figli di Vessicchio, sono sicuro che Vessicchio è il loro padre naturale, sono sicuro, ve lo garantisco. Comunque, poi passiamo al secondo, almeno questo ha detto qualcosa, diciamo, non so come dire, più tecnica, ma vabbè, ne capisce poco pure questo. Allora, e poi arriviamo dove voglio arrivare. Allora, tanto avete 902 milioni, 902 milioni di debiti, perché poi avete, no? A me, cioè, io tifo Lecce, compare mio. Vabbè, comunque, 902 milioni di debito. Questi non hanno capito niente, non hanno capito che il debito, no? Metà di questo debito era nei confronti di Oaktree. E non era dell'Inter, era di Zhang! Poveretti, davvero. Non era dell'Inter il debito, mi spiego? Era di Zhang verso Oaktree. Che è successo? Zhang non ha pagato il debito, Oaktree si è preso l'Inter. Quel debito che Zhang aveva nei confronti di Oaktree lo dovete togliere, non esiste più, ok? Non esiste più. Come devo fare? Guardate che è difficile, ragazzi, parlare con voi. Siete bacati. Perché? Perché ascoltate il bandito e adesso ci arrivo. E ora che Oaktree, vi ripeto, pagherà il bond, all'Inter rimarranno 40 milioni di rosso di bilancio quest'anno, l'anno prossimo sarà zero, ok? L'Inter sarà una società pulita. Ora,
Dove voglio arrivare? Ho visto il video del bandito, no? E tra l'altro, questo. Ah, a proposito, vabbè, no, niente, se non vado oltre. Ho visto il video del bandito, dove diceva: voglio anzi, il titolo proprio: rispondo ai vostri commenti. Ora, uno dei due commenti era di un mio iscritto, Angelo. Che Angelo gli chiedeva: oh, adesso parlaci dei 700 milioni che dovete restituire. Sbagliate, sbagliate, perché poi lui vi fa un video su questa cosa dicendo un sacco di fesserie. Perché è lui che ha detto poi: no, fesserie, la verità. Però guardate come vi gira la frittata, no? Il debito non è del Milan, è di Cardinale. Ah, ok. Allora, quando era di Zhang, diceva che era dell'Inter. Ora che parliamo del Milan, il debito è di Cardinale, capito? Come vi gira la frittata, vi gira la frittata. Se Cardinale non dovesse pagare il debito, Elliott si riprenderà il Milan e noi avremo sempre zero, cioè avremo sempre un bilancio sano e pulito. E invece l'Inter non è la stessa cosa, cioè vi risponde come vuole lui, capite? E voi sbagliate a commentare questi personaggi, sbagliate andare sotto i video di questi personaggi, sbagliate perché poi vi gira la frittata come vuole lui. Quello che sta succedendo al Milan è uguale a quello che è successo all'Inter. I debiti non erano della società, erano del padrone, diciamo, no? Zhang per l'Inter, in questo caso per il Milan di Cardinale. Quindi non cambia niente, per i tifosi non cambia niente, capito? Come non fallirà l'Inter? Come non è fallita l'Inter? Non fallirà neanche il Milan, perché Elliott si riprenderà il Milan, punto. Ok, ma è la stessa cosa, non che al Milan. Adesso cioè, rimarrà senza debiti mentre l'Inter ha sempre 902 milioni. Vi girano come vogliono, vi girano la frittata come vogliono. Non dovete commentare a questi, neanche a quel Vessicchio, perché Vessicchio se ne frega di voi che lo insultate, cioè, c'ha l'olio per il motore in testa, cose, quello se ne frega. Cioè, se me lo scrivete a me, ci facciamo due risate, ma che glielo scrivete a lui, gli state facendo un favore. Ora parliamo. Continuiamo anzi a parlare del video del bandito. Ha cominciato notizia del giorno è la procura che indaga sull'Inter per plusvalenza. Adesso vi faccio vedere come vi rigira le cose, no? E la procura di Milano erano 36 giorni che aveva questo fascicolo in mano. Però, no, di Roma, però l'ha passato solo adesso. Dopo 36 giorni, ma sono sicuro che adesso la Procura di Milano lavorerà, no, ironicamente, lavorerà anche di domenica per scoprire tutte le mafagne dell'Inter. Tutte. Allora, 36 giorni, ragazzi, per una procura che indaga, non sono niente, sono davvero un lasso di tempo limitatissimo. Quando la Procura ha deciso di mandare la Guardia di Finanza nella sede del Milan. Sapete da quanto tempo che c'erano le indagini? Anni. Bandito, erano anni, non 36 giorni. Erano anni che la procura indagava. Da quando Elliott ha lasciato, adesso non so preciso quanto, 2 anni, un paio di anni, no? Da quando Elliott ha lasciato il Milan, ha dato il Milan a Cardinale che indagava la procura. E quando è uscito il caso plusvalenza della Juve, sono uscite telefonate di anni e anni prima. Quindi immaginate da quanto tempo indagavano. E tu ti lamenti che la procura abbia il fascicolo già da 36 giorni. Ma cioè, capite che questi vi rigirano la frittata come vogliono. Chiusura finale, che poi è bella. Uno gli ha chiesto, un milanista, gli ha chiesto: bandito, ma perché non parli mai del Milan? E si è girato lui e ha detto: ma perché se io parlo del Milan di cosa dobbiamo parlare? Ancora non abbiamo l'allenatore, non ci sono acquisti, cioè, faremmo dei video così, è meglio parlare dell'Inter. È logico che è meglio parlare dell'Inter, perché all'Inter lui si trova i numeri, grazie a voi, non grazie a loro.